As we saw yesterday, come abbiamo visto ieri, fra le cose più importanti che la Gita ci conferisce ci sono dinamismo, energia, entusiasmo per la vita. Sfortunatamente, la mancanza di comprensione della Gita è talmente eclatante che pensiamo che la Gita serva soprattutto ai pensionati, alle persone anziane che non hanno niente di meglio da fare nella vita che studiare la Gita. La Gita, al contrario, è una prescrizione dinamica per la vita, destinata ai ragazzi, ai giovani. Oggi trovate che i giovani non hanno energia. Lasciamo perdere gli anziani. L'altro giorno una giovane studentessa universitaria venne da me a dirmi: non ho energia. Ho risposto: nessuna energia alla tua età. Sì, mi sento stanca tutto il tempo. Cosa stai facendo? Niente. Dinamismo. Quell'energia, quell'entusiasmo per la vita è qualcosa che viene dal mettere da parte il nostro egoismo, mettere da parte i nostri interessi personali, mettere da parte la nostra ossessione per solo io, me e me stesso. Ci sono tre tipi di azioni che facciamo. La prima è l'azione egoista, egocentrica, diretta ad esaudire i nostri interessi personali di vita, che noi tutti conosciamo bene. Se mai siamo entusiasti di qualche azione, la ragione risiede nel fatto che vi percepiamo una ricompensa per noi, che sia reale o immaginaria, è un'altra storia. Se non vi è un ritorno per noi, non siamo interessati ad un'azione, non la compiamo. Quando l'azione è inquinata dal pensiero dell'ego, perdiamo l'energia, perdiamo il dinamismo. Siamo privi di entusiasmo. Per riavere questo vigore, questa vitalità, questa energia, la profonda motivazione ed il grande entusiasmo per il lavoro, dobbiamo mettere da parte i nostri interessi egoistici ed egocentrici. La seconda categoria di azioni sono quelle non egoiste o altruistiche. Le azioni altruistiche sono quelle in cui dedichiamo le nostre azioni al benessere di qualcuno, qualcosa o qualche entità al di là di noi stessi. Più in alto si trova l'obiettivo a cui dedicate la vostra azione, maggiore il dinamismo, l'entusiasmo, la creatività e l'innovazione. Perciò questo messaggio della Bhagavad Gita è estremamente importante nella vita aziendale, nella vita pubblica, nella vita dei medici, degli avvocati, dei contabili. È efficace in tutti i mestieri. Il messaggio non è inteso per le persone fuori dal mondo del lavoro. È indirizzato a chi ha una vita attiva, come tutti noi. La terza categoria è quella dell'azione priva dell'ego. Vediamo cosa sono brevemente. L'azione egoista è semplicemente, come abbiamo già detto, un'ossessione con io, me e me stesso. Perché siamo così ossessionati da noi stessi? Perché stiamo costantemente sperimentando un senso di carenza, un senso di vuoto, pensiamo di non avere abbastanza nella vita. E quindi, come fare a pensare ad altri quando si pensa di essere poveri in canna? Siamo costantemente perseguitati da un senso di privazione. Soffriamo di ciò che chiamiamo motivazione derivata da mancanza, carenza. Non ho questa cosa e andrò fuori nel mondo a cercare di procurarmela. Per contro, quando ci muoviamo dalla categoria d'azione più alta, l'azione non egoistica o altruistica, siamo guidati da un senso di abbondanza, un senso di pienezza, dove si diventa fortemente coscienti di tutto ciò che abbiamo ricevuto nella vita, la maggior parte delle quali gratis. Dovete capire che le cose più preziose nella vita vi arrivano gratis, senza che lo chiediate, e non riconosciute nel loro valore. A paragone di ciò che avete ricevuto, ciò che non avete è talmente insignificante da non meritare neanche un pensiero.
Eppure, la nostra visione distorta e deviata della vita è tale che viene trascurato del tutto ciò che è stato ricevuto, le milioni di cose donate, e ci si concentra su una o due cose, molte delle quali immaginarie, che pensiamo di non avere. Si diventa pazzi al pensiero di questa immaginaria carenza e privazione. Quindi una persona che compie azioni egoistiche sente di non avere mai abbastanza. Una persona che è motivata dall'altruismo sente di non fare mai abbastanza per ripagare ciò che ha ricevuto. Che differenza d'attitudine. Quando ci risveglieremo a questo senso di abbondanza? L'abbondanza si trova dappertutto. Il fatto che non riuscite a vederla indica che esiste qualcosa di molto sbagliato nel vostro atteggiamento verso la vita. Cambiate questo atteggiamento. Non dite: aspetto finché divento anziano, aspetto altri 10 anni, mi prendo una Mercedes, poi penserò al non egoismo. Non c'è tempo. Il tempo sta scadendo per tutti noi. Prima ci risvegliamo al senso di abbondanza che abbiamo, al senso di gratitudine e ringraziamento, più contenti saremo. Più perdete l'egoismo, più diventate energici, più vibranti, più entusiasti. In ogni momento della vita sarete contenti di lavorare. Quindi otterrete successo, ricchezza, nome, fama e tutto il resto che non cercate, nonostante che compiate azioni guidate da questo rendimento di grazia. Nella cultura indiana, quando date dei soldi a qualcuno, date 101 o 501 o 1001 unità, giusto? L'altro giorno un americano mi ha chiesto: perché avete questa strana abitudine di dare questa strana quantità aggiungendo un 1 alla cifra? C'è una profonda filosofia dietro a questo, non so se lo conoscete. Il sentimento dietro questo gesto è che il mio cuore vorrebbe dare molto di più di quello che sto dando ora, ma le mie risorse sono limitate, quindi ti do quell'uno extra per significare che non è la fine di quello che sto dando, ma solo l'inizio, e vorrei darti molto di più, tanto di più. È un sentimento molto alto, ed è questo sentimento che appaga le persone, non quello che date. Cosa potete dare a qualcuno? Vediamo il passaggio dal comportamento altruistico al comportamento privo dell'ego. Nel comportamento altruistico mettete da parte i vostri desideri egoistici e vi concentrate su qualcosa di più alto. Guardate verso persone che sono meno privilegiate di voi e lavorate per loro. Quando lavorate in maniera altruistica, raggiungete uno stato tale da capire che esiste un qualche potere divino che ha creato l'universo, tutti gli esseri nel mondo. E quel potere ha creato tanta perfezione e tanta abbondanza nel mondo che nessuno ha bisogno del vostro aiuto. Nessuno nel mondo ha bisogno del vostro aiuto, in quanto quel potere divino ha concesso a tutti gli altri la stessa abbondanza data a voi. Eppure, nonostante capiate che nessuno ha bisogno del vostro aiuto, continuate ad agire con dedizione e con devozione. Non perché pensiate che qualcuno ha bisogno del vostro aiuto, ma perché voi sentite la necessità di servire. Quindi lavorate con l'attitudine di dire: grazie per avermi dato l'opportunità di servire. Questo è il comportamento privo dell'ego. Un esempio straordinario del comportamento privo di ego è quello di Sudama. Quando Sudama fu mandato da sua moglie a Krishna,
per chiedere dell'aiuto in quanto erano in condizioni estreme di povertà totale. Sudama andò su richiesta della moglie, ma prima di partire, dato che non provava privazione e mancanza, ma solo un senso di ringraziamento, disse alla moglie: vado ad incontrare il mio amico Krishna dopo tanti anni, come posso andare senza niente? Sta andando in missione per chiedere aiuto e il suo primo ed ultimo pensiero è come servire Krishna, cosa dargli. Quindi ha chiesto alla moglie di fare del poha, riso trebbiato, perché Krishna lo adorava. La sola cosa che Sudama poteva pensare di dare a Krishna è qualcosa che amava. Lo prese con sé e quando incontrò Krishna, questi non gli chiese cosa posso fare per te, ma sei venuto dopo molti anni, cosa mi hai portato? Non è perché Krishna voleva qualcosa da Sudama, ma perché Sudama non poteva essere venuto semplicemente per chiedere qualcosa. Sudama estrasse ciò che aveva portato, il poha. Krishna lo gustò moltissimo. Krishna lo mangiò con tanto gusto come se non avesse mangiato per giorni. Eppure Krishna viveva nell'agio. Uno dei bhajan, canti indiani che la giovane ragazza ha cantato ora, parlava di Shabari, di come Shabari gustava ogni chicco e lo dava a Rama. Rama lo mangiava con tanto gusto. Quindi questo concetto di abbondanza, dove date, spinti da un senso di ringraziamento, con la piena consapevolezza che non c'è niente al mondo che potete dare a qualcuno. Sapete che non potete aggiungere niente alla felicità di nessuno e che non potete neanche togliere niente alla felicità di nessuno. Eppure agite con questo grandissimo senso di gratitudine. Quando riusciremo ad inculcare il senso di gratitudine? Quando riusciremo ad inculcare il senso di indebitamento? In questi giorni, nel nostro paese, per tanto che abbiamo, vogliamo sempre di più. Per tutta la nostra vita, dalla nascita alla morte, janma dopo janma, nascita dopo nascita, una vita dopo l'altra, tutto quello di cui ci preoccupiamo è di avere di più e ancora di più. È in conseguenza di questo, del volere di più, che rimaniamo imprigionati nella spirale della morte e della vita, della depressione, della mancanza, della privazione. Anche come siete oggi, non conosco nessuno di voi, però posso affermare senza esitazione che ognuno di noi, anche come siamo oggi, è ricco, talmente ricco, così abbondante, che non solo riusciamo ad occuparci di noi stessi, ma anche del resto del mondo. Parliamo dell'abbondanza di cuore, non dell'abbondanza di risorse materiali. Quest'ultima abbondanza può andare e venire, non è questo il punto. Quindi altruismo è vivere nel sé, man mano che salite la scala diventate una materializzazione di energie e di vitalità. I ritorni che ricevete sono enormi. Sudama ebbe tali ritorni, non li stava cercando ma li ricevette. Questo è il messaggio della Gita: seguite i principi della Bhagavad Gita senza aspettativa di ricompense, e le ricompense saranno molto maggiori delle vostre aspettative di quanto potete immaginare. Nel capitolo 13 della Gita Krishna stesso spiega il ruolo di Dio in diversi tipi di persone. In una persona che compie attività negative, il ruolo di Atman è quello del Upadrashta, testimone. Dio semplicemente guarda ciò che fate. Quando diventate meno egoisti, il suo ruolo diventa quello dell'Anumanta, colui che permette, cioè quello che vi permette di fare ciò che fate. Più avanti nel percorso di sviluppo, Dio diventa Bharta, il riempitore. È straordinario questo processo. Capita così: voi mettete 1.000 euro nella vostra banca e Dio vi mette 99.000 euro. Non vi piacerebbe? Questo è esattamente ciò che capita ad una persona altruista. L'aiuto arriva
dai cieli. È una cosa così semplice. Quando voi uscite per una commissione personale, trovate tanti ostacoli. Capita per esempio che non troviate parcheggio e dobbiate girovagare a lungo alla ricerca di parcheggio. Questo capita a Bombay come in tante altre città, sono convinta. Ma quando fate delle commissioni per qualcun altro, per aiutare qualcun altro, incredibilmente, proprio davanti all'edificio dove dovete recarvi, il parcheggio compare. È proprio così. Quando fate degli atti altruistici è come se Dio giocasse il ruolo del Bharta, il riempitore. Poi diventate Bhokta, colui che gode. Fintanto che rimanete egoisti non potete godere di niente che avete acquisito. Ricordatelo, il vero godimento arriva solo attraverso l'altruismo. Infine diventate Maheshwara, Signore Supremo. Quindi questo è il dinamismo. La seconda cosa di cui abbiamo parlato è la felicità. Cos'è la felicità? Siamo tutti a caccia della felicità. Ogni singolo essere umano, anzi ogni singolo essere vivente, sta rincorrendo alla felicità. Sapete dove esiste la felicità? Sapete cosa costituisce la felicità? Sapete dove e come trovare quella felicità? La Bhagavad Gita ci dà una semplice formula della felicità. Se in questi 6 giorni non avete imparato niente, sempre nell'ipotesi che veniate per tutti e 6 giorni, non dimenticate per favore questa formula della felicità. La formula della felicità è questa: la felicità è uguale al numero di desideri realizzati, appagati, diviso per il numero di desideri coltivati, trattenuti. Ipotizzate di accettare questa formula solo per un momento. Se volete aumentare la vostra felicità, cosa dovete fare? O aumentate il numero di desideri realizzati, che vuol dire incrementare il numeratore, o ridurre il denominatore, i desideri coltivati. Cosa facciamo noi? La nostra attenzione a tempo pieno è sul numeratore, per cercare di aumentare l'appagamento dei desideri che coltivo. Siamo tutti impegnati in questa attività. Sta aumentando la nostra felicità? Sì o no? No. Perché? Perché senza che ce ne accorgiamo, il denominatore aumenta. Oggi abbiamo questi sfavillanti centri commerciali, giusto? Ipotizziamo che volete comprare un paio di scarpe. Non c'è niente di male in questo, ne avete bisogno. Andate al centro commerciale a comprare un paio di scarpe. Vi recate al negozio di scarpe, comprate il vostro paio di scarpe. Mentre uscite, trovate che le vetrine sono tanto attraenti che mentre vi passate accanto vi dite: ah, che bello! Cosa state guardando? Qualcos'altro. Quindi avete aggiunto un altro desiderio, avete appena esaudito il desiderio, quello delle scarpe, e passeggiando per il centro commerciale ne avete aggiunto un altro. Fate ancora altri 10 passi e trovate qualcos'altro di attraente. Un ulteriore desiderio si aggiunge. Ora che uscite dal centro commerciale, cosa vi è successo? Avete esaudito un desiderio, ma ne avete aggiunti altri 10. Come risultato, secondo questa formula, il vostro desiderio è diminuito. Ciò ci capita tutto il tempo. Quindi, infatti, se guardate questa formula, il numeratore è irrilevante, non importa quanti desideri esaudiate, la vostra felicità non aumenterà se non vi focalizzate sul denominatore. Se in qualche modo, con qualche metodo, siete capaci di contenere, di ridurre il denominatore, la vostra felicità aumenta considerevolmente e continuamente. Se in qualche maniera riuscite a portare il denominatore a 0, cosa capita? Felicità infinita. È esattamente ciò che cercate.
Ora la Gita non vi dice di non avere oggetti di desiderio. Potete avere quanti oggetti di desiderio volete. La sola cosa che non dovete avere... sono i desideri. Potete avere gli oggetti di desiderio, ma non i desideri. Infatti, fin tanto che desiderate un particolare oggetto o essere, in qualche modo questo oggetto sembra voltarvi la schiena. Nel momento stesso che arrivate a capirlo e dite non importa, anche a seguito di frustrazione, lasciando perdere il desiderio, istantaneamente l'oggetto del desiderio vi viene incontro. Provatelo. Quindi il metodo per realizzare i desideri è di mettere da parte i vostri desideri egoistici e lavorare per il benessere degli altri. Man mano che salite la scala di crescita spirituale e coltivate desideri di maggiore qualità, il numero dei desideri si riduce. Se lavorate genuinamente per il benessere della vostra famiglia, i vostri desideri personali diminuiscono. Se incrementate l'ambito dei vostri interessi e lavorate per il vostro paese, trovate che i vostri desideri personali si riducono, ma la vostra felicità aumenta. In che modo aumenta? Se qualunque vostro compatriota in qualche parte del mondo fa bene e prospera, voi provate tanta felicità quanto prova egli stesso. Senza doverci lavorare, senza dover subire il trauma e l'ansia che egli ha dovuto subire per acquisire ciò che ha acquisito. Quindi il ritorno è enorme. Il concetto che la Gita ci propone è Sarva Bhuta Hiterataha. È un concetto straordinario, quello di godere e di gioire nel benessere di tutti gli esseri. Più siete capaci di sincronizzarvi con questo pensiero, di allinearvici, maggiore sarà la vostra felicità. La prossima cosa che la Gita ci conferisce è la forza. Di che tipo di forza parliamo? Ci sono tre tipi di forza. Bahubala, che è letteralmente la forza del braccio, quella fisica e materiale. La forza è la potenza che scaturisce dalla ricchezza, dal potere, dalla posizione e così via. Ad un gradino più alto si trova il Buddhibala, che è la forza dell'amore, la forza del vostro pensiero. Oggi siamo nell'era della conoscenza. Chi ha Buddhibala, conoscenza e di mezzi, è colui che conta, non chi ha soldi. Su cui il primo può far leva per ottenere successo. Il potere dell'amore è qualcosa che dobbiamo capire. Dobbiamo avvicinarci verso le persone, capirle, apprezzarle, sentire affetto verso di loro. Quanto potere sviluppate così? Ogni politico deve capire il potere dell'amore. Ogni leader deve capire il potere dell'amore. Ma l'ultimo, il più potente e potere supremo che ricevete è Atmabala. E questo Atmabala è il potere dello spirito, il potere dell'Atman. È accessibile a ciascuno di noi, ognuno di noi ce l'ha. Se solo sapessimo avvalerci di questa sorgente infinita di potere e energia, non avremmo bisogno di niente altro. Questo significa che una persona evoluta spiritualmente gode di un potere enorme. Può non avere soldi, può non avere risorse, può non avere un seguito, può non avere niente, ma il semplice potere dell'Atman lo mette proprio in cima al mondo. Quindi decidete che tipo di forza volete, che potere volete. Quindi il Vedanta è la tecnologia I ad I, ovvero idee per l'implementazione. Vi dà la capacità di essere creativi ed innovativi, di pensare a idee potenti e a come queste possono passare all'implementazione e fare di voi un individuo di successo.
Il Vedanta è anche un'altra tecnologia IAD. Vi porta dal piccolo e limitato individuo che vi credete di essere a quel potere supremo, Atman, che voi siete veramente. Con questo andiamo al verso 7. Quando il Dharma, aderenza ai principi morali, diminuisce, e la Dharma, mancata aderenza ai principi morali, aumenta, allora mi manifesto, o Bharata, discendente di Bharata. Prima di tutto, si rivolge ad Arjuna con l'appellativo di Bharata, ed implica che si sta rivolgendo a tutti noi con questo appellativo. Bharata vuol dire indiano e discendente del saggio Bharata. Analizzando l'etimologia di Bharata, si trova che viene da due parole, Bha e Rataha. Bha significa luce e Rataha, godere Dio, bearsi in. Il significato di fondo è che un indiano è una persona che si bea nella luce della coscienza, si bea in Atman. Un indiano non è qualcuno che gode delle cose materiali o gode di piaceri emotivi.